Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i dodici in disparte e di nuovo dice loro quello che stava per accadergli. Lo abbiamo ascoltato, è il terzo annuncio della sua passione, morte e resurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio, la strada del servo del Signore Gesù. Gesù si identifica con questa strada, al punto che lui stesso è questa strada. Io sono la via, questa via e non un'altra. E a questo punto succede il colpo di scena che smuove la situazione e consentirà a Gesù di rivelare a Giacomo e Giovanni, ma in realtà a tutti gli apostoli e a tutti noi, il destino che li attende. Immaginiamo la scena. Gesù, dopo aver nuovamente spiegato ciò che gli deve accadere a Gerusalemme, guarda bene in faccia i dodici, li fissa negli occhi, come a dire: è chiaro? Poi riprende il cammino in testa al gruppo. E dal gruppo si staccano due, Giacomo e Giovanni, si avvicinano a Gesù e gli esprimono il loro desiderio: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E questa è un'altra strada. Non è la strada di Gesù, è un'altra. È la strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto, usa il Signore per promuovere se stesso. Di chi, come dice San Paolo, cerca i propri interessi e non quelli di Cristo. Su questo Sant'Agostino ha quel discorso stupendo sui pastori, che sempre ci fa bene rileggere nell'ufficio delle letture. Gesù, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrabbia. La sua pazienza è davvero infinita, anche con noi. È stata, c'è pazienza e ci sarà. E risponde: voi non sapete quello che chiedete. Li scusa, in un certo senso, ma contemporaneamente li accusa. Voi non vi rendete conto che siete fuori strada? In effetti, subito dopo saranno gli altri 10 apostoli a dimostrare con la loro reazione sdegnata verso i figli di Zebedeo quanto tutti fossero tentati di andare forse strada. Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada, perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con Lui, ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare per lo spirito mondano quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada.